Appassionati di futsal, un buon pomeriggio e un augurio di buon 2023 da Roberto Carta in diretta dal Paladante di Sestu per la sfida tra il 360 Gigi Monastir e la Sandro Abate Avellino, valida per la 15ª giornata di Serie A. Avellino, bella questa palla in verticale, lo scambio ancora Avellino, cerca il tiro col mancino, la sbloccata Luciano Andres Avellino dopo 3 minuti e mezzo neanche sul cronometro del Paladante, 1-0 per la Sandro Abate. Ma è ancora Sandro Abate che la fa girare, possesso infinito della formazione allenata da Piero Basile, che alla fine libera il destro di Douglas Nicolodi. Che azione della Sandro Abate Avellino. Messa laterale in zona offensiva, attenzione ai blocchi, palla dentro e c'è il gol del 3-0 di Gabriele Ugherani. Attenzione all'iniziativa del numero 7 che riesce a tornare dietro da Murroni, il pallone è regolare, va in mezzo Murroni, non attacca secondo palo Inaki Muñoz, dall'altra parte un 3 contro 2 con Caro che va a liberare al tiro Pola, un bacio al palo e poi il poker firmato da Adrian Alonso Pereira Pola. Caro, Ugherani, Avellino, palla tra le linee, come la fa girare la Sandro Abate, che sulla pressione alta qui rischia qualcosa, arriva Ezzi che punisce l'errore sul giro palla della Sandro Abate, letale e spietato, e 1-4. Tiramento col portiere in movimento del 360 con Mora adesso in posizione centrale, Inacchi per Ezzi, palla in mezzo, un regalo per la Sandro Abate che trova il gol del 5-1 ancora con Adrian Alonso Pereira Pola. Attenzione al pallone alzato per il sinistro al volo, ma che gol ha fatto Angelot Caro, gol dell'1-6. Riceve Danicino, può andare all'uno contro uno con Abate, prova il sinistro dalla distanza, respinge centralmente Parisi, non ne approfitta Mora, palla che però è ancora buona per Ezzi, Ezzi posizione defilata, trova comunque il gol, è ancora Lorenzo Ezzi a segnare per il 360 Gigi. Partita praticamente finita con il lancio, 4 secondi. Suona la sirena, ma Sandro Abate Avellino vince 6-2 a Sestu contro il 360 Gigi Monastir.